Gli studenti di Giuliano volano in Cina. 40 tra studenti e docenti sarà coinvolto nella missione della durata di una settimana in Cina che si terrà dal 23 novembre al 1 dicembre in occasione del China and Italy Innovation Forum e del Sino Italian Exchange Event, i due principali eventi di cooperazione Italia-Cina che vedono la presenza del MIUR e di altri rappresentanti istituzionali di entrambi i governi. Due su quattro le scuole di Giuliano si tratta del Liceo Scientifico Linguistico De Carlo e dell'Istituto Marconi. La rete rappresenta competenze didattiche e percorsi formativi che Passano dalla moda al design, alla ceramica e all'audiovisual, per arrivare alle competenze scientifiche e culturali, ritenute centrali anche in percorsi professionalizzanti perché rappresentano il valore aggiunto del sistema formativo italiano. Le scuole parteciperanno a due eventi di scambio per affrontare quattro giornate di lavoro all'interno di altrettanti istituti di istruzione. La Regione Campania ha cercato proprio di fare questo in questi anni, cioè sostenere le scuole in momenti di difficoltà ma anche dare delle prospettive per il futuro. Io mi immagino l'emozione dei ragazzi che andranno in Cina, probabilmente per alcuni di loro, visitare quel paese non sarebbe mai avvenuto se noi non avessimo immaginato insieme alla preside del Marconi la possibilità appunto di confrontarsi con delle culture che sono molto diverse dalla nostra ma che potranno e sono sicura che arricchiranno il loro bagaglio e daranno anche delle prospettive future. Eh, alla fine scambio culturale significa questo, significa confrontarti con qualcosa che è diverso, ampliare quelle che sono le tue prospettive e farti alzare lo sguardo. A volte siamo costretti in territori che ci vanno stretti e invece dobbiamo capire che il nostro orizzonte deve essere ampio, ecco questo deve fare la scuola, aiutare i ragazzi davvero ad immaginare un futuro che sia il più splendente possibile. I nostri ragazzi hanno tante capacità, hanno tanta passione, come passione hanno i nostri dirigenti scolastici, i nostri docenti. Quello che devono fare le istituzioni, dal mio punto di vista, è proprio dare degli strumenti per aiutare tutti a costruire un futuro che sia sempre più roseo, più coeso e che dia delle prospettive ai nostri giovani. Carmela Muggiuno, dirigente scolastico del liceo scientifico e linguistico De Carlo, si parte per la Cina per portare l'arte italiana dall'altra parte del mondo, il mondo orientale, sarete le quattro scuole campane che andranno in Cina. Sono orgogliosissima di far parte di questo team di quattro scuole e di portare un'esperienza, penso, unica in Italia, perché comunque un, uno scambio... È com... Ci saranno dei laboratori con i ragazzi di scuole cinesi che eh, appunto mh, sembra che sia la prima volta. Eh, ringrazio la Regione, ringrazio l'assessorato nella persona di Fortino e tutti quanti che hanno dato la possibilità di poter lavorare su questo progetto promossi che è un progetto di mobilità che eh, um, darà lustro eh, alla città di Giuliano perché siamo due scuole che stanno sul territorio da decenni, ma che ci proietterà non solo noi, anzi solo i ragazzi, in una dimensione internazionale. Viaggiare, scambiare eh, opinioni loro con le altre culture oggi è fondamentale. Cibo per la mente per i nostri ragazzi e non ci dobbiamo mai stancare di proiettarli verso l'esterno. Proiettarli verso l'esterno ma costruire nella scuola ciò che facciamo, ciò che siamo noi al De Carlo, competenze eh, fondamentali per poter poi avere la possibilità questi ragazzi... Di scegliere, scegliere il loro futuro, diceva Seneca: conosci e sarai libero. Giovanna Mugione, dirigente dell'Istituto Marconi. L'arte e la, la cultura, ma quello più importante che è la moda, andrà in un'altra parte del mondo, in Oriente, precisamente in Cina. E il Marconi è la scuola capofila di questo progetto che vede coinvolti altri istituti scolastici. Sì, in realtà finalmente ci siamo, il 22 partiremo per Pechino per portare il nostro Made in Italy. Noi porteremo la moda, la storia della moda e eh, i vari tipi di colorazione eh, attraverso una tecnica che si chiama Batik. Inoltre portiamo in Cina... Il nostro instant fashion. Questo perché? Perché noi dobbiamo valorizzare, dobbiamo spingere questi nostri ragazzi eh, alla valorizzazione delle loro competenze e eh, cercare di eh, allargare i loro confini per dare appunto la possibilità non solo ai nostri giovani ma anche a quelli che verranno successivamente in questa scuola e anche nelle altre scuole del, della rete eh, di trovare un'apertura verso, verso il mondo.